Piove, governo, ladro. Quante volte abbiamo detto questa frase? Ma oggi purtroppo a Varano dei Melegari la pioggia sta rovinando quello che è uno degli appuntamenti più importanti a livello nazionale. Stiamo parlando di Asimoto Show, giunto alla 20ª edizione. Un appuntamento che anche oggi, nonostante la pioggia, ha richiamato tantissimi appassionati di moto storiche, moto d'epoca, moto da competizione, moto che hanno fatto la storia per quello che è ovviamente il mondo delle due ruote, ovvero il mondo del motociclismo. Beh, certamente, questo è l'evento principe per Varano. Abbiamo la storia delle moto in pista, abbiamo le moto in pista che girano, è un avvenimento veramente a carattere internazionale. Ormai siamo diventati maggiorenni già da qualche anno. Finalmente abbiamo ripreso dopo la pandemia e non ci sta supportando il tempo, ma confidiamo già oggi pomeriggio di poter vedere le moto in maniera dinamica e vedere lo spettacolo appunto di queste moto, questo spettacolo che è uno spettacolo anche culturale, perché ripercorriamo tutta la storia dell'Italia praticamente degli ultimi 100 anni. È molto molto interessante. Tra l'altro l'afflusso già da stamattina del pubblico è notevole, quindi l'entusiasmo per questo evento è confermato anche quest'anno, nonostante il tempo non ci stia aiutando, ma vediamo che il paddock è veramente ricco e molto vivo. Varano è una pista medio-piccola nata alla fine degli anni 60 che ha sempre avuto un buon riscontro all'estero. Vi è da dire che con Asimoto Show ci hanno conosciuto al di là della Svizzera, della Germania, della Francia, ci hanno conosciuto in tutta Europa, anche in Sud America, Sudafrica, Stati Uniti, Asia, quindi abbiamo raggiunto una piccola sfera internazionale. Ci sono tante moto storiche e quello che è veramente interessante è vedere, capire, intuire come si pensava allora la motocicletta, come poteva essere l'evoluzione e vedere come si è realizzata questa evoluzione, dove siamo arrivati adesso. Veramente si può costruire qui tutto il percorso fatto dalla motocicletta, è veramente bello. Sì, sai, dopo l'MV Agusta la Yamaha è stata la mia terza famiglia, la prima era la mia famiglia, la seconda era con l'MV e la terza è stata la Yamaha. Ho avuto
grande gioia anche con la Yamaha, ho vinto 2 campionati del mondo, la gioia anche di aver vinto, di aver dato alla Yamaha il primo titolo di campione del mondo della 350 e il primo titolo di campione del mondo della 500, gliel'ha dato Agostini. E poi un grande risultato a Daytona. E beh, quello è stato... sai, era la prima gara che facevo in America, la prima gara su una pista sopraelevata, una prima gara su una moto due tempi, una prima gara su una 700 di cilindrata. Insomma, il numero uno ti è sempre stato addosso. Mi è sempre piaciuto, mi è sempre piaciuto. Sono un appassionato, come si dice, sfegatato, però ovviamente sono appassionato ed è bello rivedere e immaginare, diciamo, nella cultura poi dell'Asia, della moto storica, di immaginare chi ha costruito questi mezzi con una tenacia e una voglia ovviamente di primeggiare, di portare veramente l'Italia dove è stata poi, dove è poi arrivato nel mondo motorista. Conferma dopo siamo 20 anni dalla prima edizione, una cosa magnifica, una partecipazione incredibile, una quantità di campioni fantastica, una parata che veramente ci rende orgogliosi, per cui noi siamo stati veramente estremamente felici che nonostante il tempo si sia vissuto un entusiasmo senza pari, per cui vive nel motorismo storico a tutti gli effetti e in questo caso quello a due ruote. Siamo venuti apposta, no? Per far divertire, divertirci, quindi ben faremo insomma nella parata e speriamo che intervenga quanta più gente possibile. Ah.
Asi ha già detto, anche nel 23 saremo in pista, saremo ancora a Varano dei Melegari, saremo ancora a far conoscere la storia delle due ruote, dalle moto più antiche alle moto moderne, fino ad arrivare ovviamente alle moto da competizione che vediamo qua in griglia di partenza con tutti i campioni del motociclismo. Grazie a tutti! Casco in testa ben allacciato, luci accese anche di giorno e prudenza sempre! Sì.